Sì, Clara, eccomi qua da San Pietro per riferire su una giornata, come hai detto tu, importante e aggiungerei anche intensissima, quella di Papa Francesco oggi, anche se inizierei con un cinguettio. Mi riferisco naturalmente ai tweet, i messaggi che il Santo Padre ci comunica attraverso l'account Pontifex, che per la cronaca ha raggiunto 1.600.000 followers. In pratica sono più di 1.500.000 le persone che ricevono queste comunicazioni del Santo Padre, la d'aria sul social network. Il tweet odierno, il 288esimo, dice esattamente così: Gesù non è mai lontano da noi peccatori, lui vuole riversare su di noi senza misura tutta la sua misericordia. E di misericordia di Dio, anche se indirettamente, il Papa parla nell'omelia della messa consueta di questa mattina a Santa Marta, di cui dicevate, in cui, commentando il Vangelo di oggi, quello di San Luca, in cui Gesù ricorda i suoi conterranei di Nazareth che nessuno è profeta in patria, sottolinea Papa Francesco che per poter ricevere la misericordia di Dio bisogna innanzitutto volerla. Se ci si ritiene sani, sicuri, in grado di salvarsi da soli, allora è chiaro che non abbiamo bisogno di Dio e della sua salvezza. Invece c'è una consapevolezza e una verità che noi troviamo sicuramente pienamente in Maria, che ci mette in condizione di ricevere la salvezza. Questa è l'umiltà. E allora, a tale proposito, sentiamo le parole proprio di Papa Francesco tratte dall'omelia di questa mattina a Santa Marta. Sentiamo e seguiamo. Dobbiamo imparare questa saggezza di emarginarci perché il Signore ci trovi. Non ci troverà al centro delle nostre sicurezze, no, no. Lì non va il Signore. Ci troverà nella marginazione, nei nostri peccati, nei nostri sbagli, nelle nostre necessità di essere guariti spiritualmente, di essere salvati, lì ci troverà il Signore. E questa è la strada dell'umiltà. L'umiltà cristiana non è una virtù di dire ma io non servo per niente e nascondere la superbia lì, no, no. L'umiltà cristiana è dire la verità: sono peccatore, sono peccatora, sono peccatrice. Dire la verità, e questa è la nostra verità. Ma c'è l'altra: Dio ci salva, ma ci salva là, quando noi siamo emarginati, non ci salva nella nostra sicurezza. Vi dicevo in apertura di collegamento dell'intensa giornata di Papa Francesco, infatti stamane il Pontefice ha incontrato i vescovi della Guinea Conakry in visita ad Limina, ai quali ha consegnato un discorso ricco di riflessioni. Le discordie tra i cristiani sono il più grande ostacolo all'evangelizzazione, solo rimanendo uniti nell'amore possiamo rendere testimonianza della verità del Vangelo. In tale prospettiva, malgrado le difficoltà, il Papa ha auspicato di approfondire le relazioni con le comunità musulmane locali, imparando reciprocamente ad accettare modi di essere, di pensare e di esprimersi differenti. Il pensiero del Pontefice è andato anche alle condizioni di grande povertà della popolazione del paese africano, a fianco della quale opera la Chiesa locale. Infine, Papa Francesco ha salutato la recente apertura del seminario intitolato a Benedetto XVI, affinché ne nasca un nuovo slancio nella vita sacerdotale, e ha raccomandato una vocazione vissuta nella gioia, senza mondanità e carrierismi, perché, ha concluso il Pontefice, il sacerdozio non è un mezzo di ascesa locale. Sempre questa mattina, poi alle 12.15, nella sala Clementina del Palazzo Apostolico, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i membri del Pontificio Consiglio degli Operatori Sanitari, e questa è stata un'occasione per riconoscere in qualunque malattia il valore sacro della vita e il segno della passione di Cristo che spinge a curare chi soffre con amore, difendendone la dignità. E il ricordo del Santo Padre è andato poi 30 anni fa alle parole proprio di Giovanni Paolo II a proposito del senso autentico della sofferenza. Allora ascoltiamo queste parole, dopodiché la linea può tornare allo studio. Il vostro lavoro di questi giorni prende spunto da quanto il beato Giovanni Paolo II, 30 anni or sono,
affermava circa la sofferenza: fare del bene con la sofferenza e fare il bene a chi soffre. Queste parole egli le ha vissute, le ha testimoniate in maniera esemplare. Il suo è stato un magistero vivente che il popolo di Dio ha ricambiato con tanto affetto e tanta venerazione, riconoscendo che Dio era con lui. È vero, infatti, che anche nella sofferenza nessuno è mai solo, perché Dio, nel suo amore misericordioso per l'uomo e per il mondo, abbraccia anche le situazioni più disumane, nelle quali l'immagine del Creatore presente in ogni persona appare offuscata e assicurata.